La Maiella è il secondo massiccio più alto degli Appennini continentali dopo il Gran Sasso, situato nell'Appennino centrale abruzzese, nel Basso Abruzzo, al confine tra le province dell'Aquila, Chieti e Pescara. È posto al centro dell'omonimo Parco Nazionale della Maiella, con la cima più alta raggiunta dal Monte Amaro, 2793 metri sul livello del mare. Il rifugio Pomiglio è situato a 1930 metri in località Maielletta, al termine della strada di proprietà dell'ente Parco Maiella, che da Pretoro sale al Blockhaus. Il rifugio è sempre aperto ed è sempre accessibile in auto. Il tratto del sentiero P, sentiero del parco, dalla Maielletta a Monte Amaro, è il più famoso e frequentato del parco. Utilizzato per raggiungere le vette settentrionali della montagna come Monte Acquaviva, Monte Focalone o Cima Murelle, può essere anche seguito solo fino al fontanino della selletta di Monte Cavallo per visitare la Tavola dei Briganti o i ruderi del fortino del Blockhaus. Il punto di partenza è il rifugio Pomiglio, dove è possibile lasciare l'auto. Il primo tratto dal rifugio percorre l'itinerario Indro Montanelli, che si svolge su un tratto asfaltato, chiuso al traffico veicolare, che arriva fino al piazzale, nelle vicinanze dei ruderi del Blockhaus. Questa parte del percorso è accessibile anche dai disabili e permette di avere una visione d'insieme della montagna. Il sentiero aggira i ruderi del Blockhaus a ovest, affacciandosi sulla Valle dell'Orfento e si immette sul lungo crinale di Cima Cavallo. Nei pressi di Monte Cavallo c'è la nota Tavola dei Briganti, un affioramento roccioso dove sono incise iscrizioni legate al mondo pastorale e al fenomeno del brigantaggio, che ebbe in Abruzzo il suo massimo sviluppo intorno alla metà del 1800. Giunti al fontanino, la salita si fa impegnativa e raggiunge il crinale che chiude a nord l'anfiteatro delle Murelle, dove è collocato il bivacco Fusco. Si continua la salita fino al Monte Focalone, da dove si può ammirare Monte Amaro e dove è possibile avvistare branchi di camoscio appenninico. Il sentiero procede attraverso una serie di saliscendi chiamati i Tre Portoni, che permettono di traversare il massiccio passando per Cima Pomiglio, poi nei pressi della vetta di Monte Rotondo per giungere fino ad un pianoro sotto l'ultima rampa per Monte Amaro. La vetta si raggiunge salendo l'ampia dorsale nord, costellata da fiori rari come la stella alpina dell'Appennino. Nei pressi della cima è presente il bivacco Pelino. Purtroppo alcuni tratti della prima parte del percorso, l'itinerario Indro Montanelli, presenta numerosi massi in mezzo alla carreggiata che non permettono di transitare agevolmente. È un vero peccato che tali bellezze naturali debbano essere disturbate dalla noncuranza da parte degli enti preposti. In quel tratto di strada urge infatti un intervento immediato volto al rifacimento e alla messa in sicurezza delle pareti di massi che danno sulla strada, così da permettere un transito sicuro ed agevole a tutti coloro che vorranno ammirare queste zone e che vorranno godersi la vista del mare dalla montagna.